lo simula. Quando andiamo poi a vedere il metodo di produzione dei materiali, oggi siamo a questo livello, ma in 5 anni questa stampante costerà, è come le vecchie stampanti che prima c'erano ad aghi, a inchiostro, costavano tanto, poi alla fine tutti ce l'hanno a casa. Tra qualche anno tutti avranno a casa, o i centri assistenza avranno tutti, o tutti i dentisti avranno queste per poter ristampare i pezzi. Che sono stampanti che ora costano 40.000 euro, ma ci sarà un crollo del costo delle stampanti. Possiamo inviare a quel punto il design e apportare modifiche. Se vediamo che c'è un problema, si rimodificano i denti. Possiamo registrare per sempre quella che era la forma dei denti, per esempio, nel caso di Premium. Possiamo fare una scansione del modello e registriamo quella che era la forma. Possiamo lavorare fino a questo livello di precisione. Questa foto l'ho messa perché per farvi vedere il livello, per esempio, di precisione dell'occhio femminile, i dettagli vanno sempre fatti fare da odontotecnici che sono donne, perché hanno dimostrato che l'occhio femminile percepisce molti più dettagli dell'occhio umano, non perché l'occhio è migliore, perché la capacità di calcolo neurale è maggiore nella donna, ha 3 miliardi di neuroni in più. Delle volte un bene, delle volte un male, se calcoli troppo. Dipende, però a livello artistico, nel replicare, fare un fotoritratto, è molto più brava una donna di un uomo. Se io metto, io com'è che seleziono i tecnici e i fotografici e i videomaker? Gli metto davanti una foto di denti, una fotografia, e dico fammi la fotografia, replicala con carta e penna. O matita, quella che la fa più vicina è dentro, perché significa che riesce a cogliere i particolari. Riesce a elaborare. Se invece mi disegni i denti, ma fai un disegno di un bambino di 7 anni, quella è la tua interpretazione del mondo. Io ti ho chiesto, fammi una copia fedele, fammi una replica, una simulazione. Qua è arancione, qua è più scuro, qui è bluastro, qua è rosa pallido, è una palette ampia di colori. Qua ho delle righe verticali, qua linee d'abrasione orizzontale. C'ho uno, due, tre mammelloni per dente qua. C'ho delle depressioni. Il dente non è liscio come un tic tac o che una caramella, non è così. Un dente è molto imperfetto, irregolare. E più lo rendi irregolare, anche la gengiva, e più ottieni l'iperrealismo. Perché il mio viso non è un albero, non è speculare. La parte destra e sinistra, non c'è un albero uguale a un altro in natura. Nei videogiochi sì, sono uguali, nei videogame. Se vai a vedere i denti, magari che fanno in certi posti, vedrete dopo vi faccio vedere delle foto che sono tutti uno uguale all'altro. Quello è il disegno dei denti, ma non sono delle simulazioni di dentatura. Questo è il livello di texture, di superficie che possiamo ottenere. Questi sono dei denti maschili, rettangolari, c'è una traslucenza incisale, un arancio nella parte sopra, ma non dimenticatevi che sono artificiali, attaccati agli impianti. Simulano la natura, ma sono dei pezzi morti che stai avvitando, ferrando un paziente. Il paziente li vede, ma se io non faccio vedere quella radiografia che girava, che vi ho fatto vedere prima, e non traumatizzo il paziente con quelle immagini, il paziente potrebbe rischiare di pensare che sono reali, quei denti, e comportarsi con le gambe come se fossero gambe naturali. Se salta dal secondo piano si rompono anche quelle. Se prende fuoco non se ne accorge. Se ne accorge che c'è il fumo che prende fuoco, gli manca il feedback. Possiamo anche arrivare a controllare i punti di contatto, far chiudere il paziente oppure in laboratorio testiamo i punti di contatto pressione relativamente, perché quello ti dice in quel momento dove sta premendo troppo, ma poi devi pensare che il paziente non rompe i denti quando li chiude tra loro, ma li rompe quando c'è il cibo in mezzo. Quindi la principale causa di rottura non è perché le protesi non sono bilanciate. Perché il cibo che ha mangiato ci è andato qualcosa di duro in mezzo e non ha avvertito. La regola per i provvisori è se lo puoi tagliare con la forchetta, lo puoi mangiare. Con i definitivi, evita i cibi X senza condizionare la vita alla famiglia. Gli
ci sono cose che puoi mangiare e cose che non puoi mangiare, è meglio orientarsi su cose morbide. Il macinato, fate attenzione, la carne macinata può avere pezzi di osso dentro. Ci sono delle cose che, se vi ricordate, quando avevate i denti, che vi facevano fare così. C'era stato un momento che stavate per rompere il dente. Ok, quello vi ha salvato, questo non lo farete. Track, farete. E si rompe. Quindi l'educazione alimentare è fondamentale, cioè riniziare a mangiare inizialmente cibi liquidi, morbidi, poi aumentare con cibi che però non sono vietati. La pasta non è vietata, strappare il cibo è vietato. Dopo facciamo le domande, come finisce la registrazione? Un'ora. Un'altra ora solo di domande facciamo. Poi, perché non puoi strappare? Perché se andiamo a vedere come è fatto la dentatura artificiale, abbiamo dei denti che simulano lo smalto, cioè dei materiali che simulano lo smalto, in questo caso lo zirconio in superior oppure il composito in premium, e sotto abbiamo una struttura che dà resistenza. Lo vediamo per esempio, lo vediamo qua. Ok. Questa slide, abbiamo gli impianti dentali, non concentratevi sugli impianti, ma questo bianco è la barra in titanio. Sopra dei pin che entrano dentro a degli altri elementi, in questo caso sono a gruppi di 3, 3 e 3, così non c'è rischio che si stacca il singolo dente, che sono accoppiati tra loro, sono materiali accoppiati tra loro. Lo smalto lo simulo con lo zirconio, per esempio il composito, all'interno devo dare resistenza. Perché se io non do resistenza e leggo gli impianti tra loro, c'è il rischio che qua, tra un impianto e l'altro, la dentatura artificiale fa così, si rompe. Allora devo mettere che cosa? Una barra di rinforzo sul quale poggiano i materiali che simulano i denti. Praticamente ho che cosa? Poche radici rispetto alla natura, 4, 6, 8, che sono gli impianti dentali. Devo creare dei denti, ma i numeri dei de i denti sono di più degli impianti. Devo unirli tra di loro, mi serve una barra. Non è niente di avanzato, semplicemente devi mettere un ferro che unisce tutto e su quello bloccarci poi dei denti, dei finti denti. Questi finti denti possono essere di diversi materiali. Quello che non cambia a seconda dei materiali, dello spazio che hai, puoi usare materiali diversi, è che tutti sono dei materiali finti, avvitati sopra degli impianti. Gli impianti vanno messi lì dove c'è l'osso, i denti devono andare lì dove sorridi, dritti, orientati nel viso. Non è che gli impianti te li devo mettere tutti qua, allora i denti ce li hai così. E da lì è nato un grosso problema, il problema che non sempre collimava la posizione degli impianti con la posizione dei denti. C'erano arcate dentali più larghe, per esempio un paziente con viso largo, che sorrideva per esempio così tanto, doveva avere i denti fino a qua, ma l'osso sopra ce l'aveva qua e quindi gli impianti stavano qui. Come facevo io a unire magari i denti che stanno qua con l'impianto che sta qua? Si dovevano inventare qualcosa e quello che si sono inventati cos'è? È la barra che unisce praticamente i denti agli impianti. In questo caso abbiamo una protesi che ha una barra interna di titanio di rinforzo rivestita da Pecton polimero e sopra si vanno a mettere poi i denti. Questa ve la spiega bene, perfetto, è così. Ma non c'è correlazione, vedete, tra dove stanno gli impianti e dove poi dovranno andarci i denti. Fortunatamente qui i fori sono tutti sulla barra, ma ci sono casi in cui i fori non sono all'interno dei denti. Vedi qua, i fori sono esterni qua. Ok, non so cosa ho cliccato. Ok, noi abbiamo delle volte i fori qua, delle volte qua. Gli impianti devi mettere dove vanno, dove c'è osso. Ma per unire questi a questi serve una barra di mezzo, che è la struttura. Se voi togliete i denti, torniamo al modellino, togliete tutti i denti, si sfilano. Questa è la barra che regge i denti. La barra può avere tante forme. Quello che rimane fondamentale sono i fori. La barra deve essere svitabile dagli impianti, come un'automobile, perché poi magari il paziente non la va bene,
una volta all'anno lo faccio venire in studio, svito e pulisco la protesi e poi gliela riavvitto. Perché è vero che è fissa, ma non deve essere fissata in maniera permanente sul paziente. E lì entra in gioco l'aftercare. Ok, i controlli semestrali o annuali per verificare che non ci siano grossi problemi, soprattutto poi di igiene. Se c'è bisogno di igienizzare la protesi, si svita e si fa la pulizia. Chi fa le protesi incollate, cementate, crea un danno per due motivi. Primo, che non la può più staccare. O se usa un cemento come l'Implacen, che col martello si può staccare, è un cemento quello anche che si scioglie. E quando vai a mettere e incollare i denti, non è detto che li rincolli perfetti, magari sono un po' così o così. E soprattutto si creano tensioni sugli impianti perché vanno a tirare i perni, quelle protesi. Queste invece hanno un piattello, che è quello che vi ho fatto vedere prima, su cui poggia la protesi, che la rende passiva, non è una protesi attiva. Questi punti qua, che entrano dentro ai denti, non sempre hanno il foro dell'impianto sotto, ma l'impianto può essere qua. Quindi serviva che cosa? Un qualcosa che unisse l'impianto dentale, così, magari col dente che si trova qua. Allora faccio che cosa? Una barra che deve essere resistente, che entra dentro al dente. Un ferro di cavallo, chiamiamolo così. Qua c'è che cosa? Il foro d'accesso per la vite che stringe il tutto all'impianto. Ok, mi chiedete sempre qual è la differenza tra gli impianti, non le protesi, gli impianti premium e standard. Li abbiamo divisi tra quelli che hanno qua il filetto corto o quelli che hanno l'alloggio della vite di connessione lungo. Perché se sono pochi impianti, c'è il rischio che mordi oggi, mordi domani, questa vite si allenta. Ok? Nella migliore delle ipotesi, nella peggiore delle ipotesi che si rompe. E se si rompe la vite dentro, tocca carotare via l'impianto. Vanno bene gli impianti con il filetto corto in alcuni casi, quando sono molti impianti, più di 6 in genere, 4 impianti, per esempio col filetto corto, è alta probabilità che si smolla l'arcata sopra gli impianti, oppure che si rompono le viti dopo che è smollata, perché si inizia a muovere, e allora si rompe la vite anche. Questa protesi qua ha una leva sfavorevole qua, che se fosse un unico dente, crea grossi problemi anche sull'impianto, perché l'impianto ha poi che cosa? Un momento di rotazione flettente di questo tipo, flette verso là. E l'unica cosa che non regge, che non sopporta l'osso attorno agli impianti, sono i carichi laterali, si riassorbe l'osso. Per il principio con cui i dentisti muovono i denti ai bambini con gli elastici, perché se tu metti forza sull'osso, quello si riassorbe e i denti si spostano con l'elastico che esercita forza. Gli impianti non li perdi. E quindi se hai delle tensioni continue attorno agli impianti, l'osso si riassorbe. Ed è uno dei motivi per cui togliamo tantissimi impianti, perché ci avevano i denti incollati sopra, oppure gli avevano messo i denti artificiali uniti a una radice naturale. Se io faccio un ponte dove unisco l'impianto alla radice naturale, cosa succede? Vi ho detto prima che la radice ammortizza. E c'ho sempre questo movimento. Quindi o si rompe qua, o si riassorbe l'osso, oppure si stacca dal dente. E se si stacca dal dente che c'ha la colla, qui si caria il dente e il dente va estratto. E diventa un altro impianto. Ma ci ho perso un altro dente. Conveniva mettere un impianto qua e fare un ponte sui due impianti. E questo è il protocollo internazionale, è vietato unire i denti con gli impianti. Qua non si fa. Ok, altre cliniche lo fanno. Non solo, no, non tu, io parlo della Moldavia, dell'Est Europa, non parlo mai dell'Italia. Ok, dappertutto fate attenzione che ci può essere il rischio che ti ho detto a distanza che spenderai quello, vedo poi la cosa è più grave. Quanto è, dottore? Sì, quello che ti avevo detto a distanza. Non mettere i multi-unit, facciamo i denti incollati. Ok, questo è un rischio di fare le quotazioni a distanza e non dire poi quando il paziente viene la verità. Guarda, è grave oppure è meno grave di quello che è. Va usato questo. Meglio usare, lo decide il laboratorio che materiali ha
utilizzare nelle protesi e con i tecnici che abbiamo sviluppato le linee, perché i denti vengono fatti dagli odontotecnici e loro, lavorando, quelli che vi ho fatto vedere in foto prima con tanti dentisti, loro ne hanno viste tante rotte. In Moldavia si dice pratica bate grammatica. È vero. Ok, se tu vuoi, un conto è studiare la teoria, i libri, però ci sono moltissimi libri e molti corsi che sono pagati dalle case farmaceutiche. Invece, quando tu vedi migliaia di denti di tante tipologie, vedi quelli che si rompono e quelli che no, e perché si sono rotti, dovevi andare dagli odontotecnici. E gli odontotecnici ti dicono i segreti, che non ci sono sui libri.